Posta in palio molto alta qui al Comunale di Formia. Buon anno innanzitutto da Luca Masiello, buon 2016 per questa prima uscita del nuovo anno per il Formia Calcio, che contro il Sermoneta si gioca a tre punti che potrebbero valere per la prima volta praticamente in due anni di promozione la vetta, anche se in coabitazione eventuale con il Sezze, che osserva il turno di riposo. Saluto ai tifosi da parte delle due formazioni e noi andiamo immediatamente a vedere, mentre si scambiano i convenevoli, i due undici, le due formazioni, iniziando dal Sermoneta, che si schiera con il numero 1 Pintore, numero 2 Trapani, numero 3 Gianmarco Gasbarra, numero 4 il capitano De Santis, numero 5 Altobelli, 6 Fioravanti, 7 Onorato, 8 Matteo, 9 Ciccarelli, 10 Carnielutti, 11 Martelli, allenatore Stefanini, in panchina Minutilli, Caputi, Gasbarra Pierluigi, Gesmundo, Iannella, Panetta e San Germano. Formia che risponde con Roberto Fiorenza tra i pali con il numero 1, numero 2 Francesco Pizza, numero 3 Cardinale, numero 4 capitano Stefano Volpe al ritorno dopo uno stop relativamente lungo, numero 5 Giuseppe Imbriaco, numero 6 Damora, numero 7 Carfora, numero 8 Foti, numero 9 Acrachi, numero 10 Antonio Marciano, numero 11 Francesco Stellitti. Questi titolari scelti da mister Rosolino, che avrà in panchina accanto a sé Maraolo, La Vecchia, Gagliardi, Di Florio, Di Stefano, Di Palma e Scariati, assenti Villacaro e Formisano per squalifica in questa gara che, come detto, è molto molto importante. Batterà il Sermoneta in maglia arancione, Formia che invece risponde con il completo formato da pantaloncini bianchi e maglia celeste, arbitro che sarà Andrea Giordani di Aprilia, assistito da Claudio Batecola di Cassino e Mattia di Cassino. Questi i protagonisti di questo match che per il Sermoneta è un match assolutamente da non sbagliare, così come il Formia, perché il Sermoneta è proprio a tre punti dal Formia, vuole l'aggancio ai formiani, Formia che però in casa è un vero rullo compressore, nonostante l'inizio un po' stentato, complice anche il turno, i turni sul campo neutro. Ora qui a Marano l'ha trovato quella continuità necessaria per fare punti importanti e sfiorare la vetta. Primo possesso per il Sermoneta, che perde subito il pallone dopo pochi secondi. Giornata parecchio ventosa qui, il sole che va e viene qui a Maranola. Abbiamo la rimessa lunga da parte di Pizza, lo stop di Acrachi che cerca e riesce a tenere in gioco il pallone, poi la spizzata di Marciano proprio per Acrachi, però non riesce il numero 9 a arrivare in tempo. Altro pallone bloccato di testa da Volpe, poi il fallo irruento da parte di Cardinale. I primi 45 secondi di gara se ne sono andati in questo modo, 0-0 tra Formia e Sermoneta. È la 15ª giornata di campionato. Formia che recupera immediatamente il pallone con Foti, che cerca e trova bene Acrachi, si libera bene Acrachi, a terra un compagno, ma il Formia riesce a tenere il possesso della palla. Acrachi anticipato questa volta, palla a Volpe che ragiona su Foti. Foti di prima intenzione per l'inserimento di Pizza, arriva però il portiere Pintore a fare sua la sfera e dunque a neutralizzare rincursione del numero 2 formiano, Francesco Pizza, messo titolare quest'oggi da mister Rosolino. Formia che arriva da vacanze natalizie decisamente intense, con sedute alternate a amichevoli anche prestigiose contro Aversa Normanna e Arezzo. Sono arrivati due KO, ma due buonissime prestazioni alle quali bisogna dare continuità in campionato. Ora un buon pallone recuperato, si ragiona ancora con Volpe, Carfora dietro per Pizza, si allunga il pallone, il numero 6 Carfora viene fermato ma riesce a proseguire nella sua corsa, mette in mezzo un pallone abbastanza morbido, Pintore ci arriva, il fallo di Fioravanti era stato abbastanza evidente, però l'ostruzione non era stata tale da fermare Carfora, che è riuscito ad andare sul fondo a mettere in mezzo questo pallone un po' fiacco. Però Formia che subito prova a trovare i varchi giusti, Marciano non la stoppa alla perfezione, il lancio profondo con Pizza che difende bene di testa,
di prima intenzione Volpe, poi Carfora, ancora lo scambio con Carfora innescato. Difende bene ma con qualche affanno Fioravanti all'indietro, ancora per Pintore, si spinge molto sul versante destro dell'attacco formiano per questi primi 3 minuti di gioco che se ne stanno andando tra circa 5 secondi. Stoppa il pallone il numero 8, ospite Matteo. Fermato a 2 giocatori regolarmente, palla che va fuori. Formia che riguadagna il possesso immediatamente. Oti si propone con lo sguardo, poi viene scelto Akraki che si allunga il pallone, riesce a superare in velocità il numero 6, a piazzare il pallone. Ma Pintore di gambe riesce a respingere, forse qui ci stava anche un appoggio in mezzo, ma comunque Formia pericolosissimo. Gioco fermo, arriva il fischio del direttore di gara, prima grandissima occasione al terzo minuto con Akraki. Fioravanti in grande difficoltà su quel versante tra Carfora e Akraki, a due bruttissimi clienti. Lancio profondo del Sermoneta, riesce a tenere la sfera. Passaggio ma offside, neutralizzato tutto con Carginale che si appresta a battere il pallone, poi lo lascia a Fiorenza, quest'oggi preferito a Maraolo. Continua il dualismo tra i portieri a disposizione di Rosolino, quest'oggi il più esperto Fiorenza in campo dal primo minuto. Akraki riesce a conquistare un pallone che sembrava perso, poi Marciano si lamenta ma l'arbitro fa proseguire. Volpe in chiusura, tocca il pallone per far perdere qualche secondo agli avversari. Cambio di versante con Pizza che deve chiudere, c'è il fallo su Matteo, numero 8 cade a terra. Intervento falloso al quinto minuto di gioco e dunque calcio di punizione per il Sermoneta. Sermoneta che ha una difesa decisamente buona, la stessa del Formia, 10 reti subite ed ha segnato 22 gol in queste prime giornate di campionato, queste prime 13 giornate di campionato, questa è la 14ª, sia per Formia che per Sermoneta. Dietro la porta di Fiorenza un discreto numero di tifosi a far da cornice insieme al consueto golfo. In battuta il numero 11 Martelli e il 9 si allontana, Ciccarelli si allontana, restano Martelli e altri due giocatori. Vediamo chi partirà, parte Martelli, la barriera respinge bene. Poi se ne va alla grande Damora che mette il turbo, ne ha però 3 su di sé, riesce ad appoggiare fuori, senza fallo, dunque palla persa. Di grande progressione di Damora che però è andato a predicare nel deserto, non c'era nessuno, il Formia non è uscito velocemente dalla propria area di rigore, dunque ha perso questa occasione con un Sermoneta comunque attento a rientrare. Stacco di Foti. Spizzata, poi pallone conquistato bene da Sellitti. Ancora Foti. La situazione non è delle più semplici, infatti il Sermoneta recupera palla. Lancio profondo con Fiorenza che va di piede. Sermoneta non perfetto nel controllo, ora fallaccio qui, è regola del vantaggio. Gioco che non si ferma, Pintore prende la sfera con le mani, probabilmente l'arbitro ha promesso il giallo a Martelli perché l'intervento non era dei più delicati, diciamo così. Foti, Sellitti, può innescare la corsa da parte di Carginale che elude gli avversari, prova a mettere in mezzo il pallone, non riesce, Cagnellutti riparte. Pizza chiude bene, riesce a tenere il pallone giocabile perché era stato suo l'ultimo tocco, poi si deve affrettare,
Attacco di Carfora nel vuoto, non c'è nessuno, il cerchio di centrocampo. Il Sermoneta ora ha preso un po' di coraggio. 7 minuti e 40 secondi di gioco, ancora 0-0. Allarga sulla propria fascia destra, attacco, scivolata, pallone che resta giocabile. Poi l'ultimo tocco del Sermoneta. Formia qui, che la tiene con Foti, che forse pecca di leziosismo. Perde un pallone potenzialmente sanguinoso. La palla che va per fortuna fuori, ma qui Foti ha ecceduto sicuramente. Aveva due giocatori su di sé, voluto un po' strafare. Foti, bomber di campionato insieme ad Akraki con 7 reti di questo Formia. Killer su punizione, ma a volte si fa prendere un po' da questi eccessi. Comunque rinvio dal fondo di Fiorenza, non c'è nessuno, però Marciano può correre. C'è Sellitti che si sovrappone bene, può mettere il pallone in mezzo, mette in mezzo e Akraki 1-0. 8 minuti 50 secondi, vantaggio di Akraki, progressione irresistibile di Sellitti che mette in mezzo un pallone perfetto solo da spingere in rete. Ed Akraki torna capocannoniere del Formia in solitaria con 8 reti in questo campionato. Bellissimo il tap-in e bella l'azione qui con l'errore di calcolo a centrocampo da parte del giocatore del Sermoneta che stava staccando a centrocampo indisturbato, pallone troppo lungo, Marciano innesca Sellitti, palla in mezzo a Akraki, gol 1-0 e Formia che mette subito nei binari giusti questa sfida. Formia che cerca la sesta affermazione consecutiva in casa dopo le vittorie contro Latina Scalo, Tecchiena, Pontigna, Sezze e Alatri. Praticamente steccato solo l'esordio contro l'Arpino 1-2, ma era campo neutro. Il lancio profondo senza quasi pretese, anche se bisogna chiudere. Il giocatore Sermoneta a terra, si fa proseguire. Sellitti fa tutto da solo, si propone Volpe, anticipato. Qui Sellitti ha fatto tutto molto bene, forse avrebbe potuto scaricare prima. Comunque Formia che si dimostra tambureggiante e voglioso di raddoppiare immediatamente. Ora Carfora, lo spunto, si inserisce a Akraki, probabilmente in fuorigioco, leggermente in ritardo questo appoggio, ma buono ancora una volta il gioco nello spazio stretto con Volpe e Carfora in veramente un fazzoletto. Battuta rapida con Gianmarco Gasbarra, uno dei due gemelli Gasbarra a disposizione del Sermoneta, l'altro in panchina. Lancio profondo, imbriaco di testa. Volpe riesce a prendere il pallone. Lancio profondo, Akraki in posizione regolare, può andare, ci sono due giocatori su di lui. Si inseriscono i compagni, Akraki prova la battuta. Aveva pochissimo angolo di tiro, ma non era una delle situazioni migliori per battere a rete. Non c'era nessuno quasi in tempo per arrivare in area su questo pallone. Forse ha anche fatto bene a tentare. Pintore comunque attento a coprire il proprio palo. Ora fermato regolarmente Martelli. Foti. Foti aspetta la sovrapposizione di Sellitti. Poi va all'indietro. C'è Damora. Pallone in mezzo, lo stacco di Gasbarra, Akraki riesce a spizzare per Pizza, poi Marciano in fuorigioco, controlla Fioravanti. Pintore, il rinvio ancora non perfetto, Sermoneta che deve riordinare le idee mentalmente, si sta un po' disunendo in questi secondi. Presa di pallone tranquilla per Fiorenza. 12 minuti, 1-0 per il Formia, decide al momento Akraki al nono minuto. Carfora stacca bene, riesce a controllare Marciano che allarga forse troppo, così è. Di prima intenzione il pallone non arriva a Sellitti che era troppo dietro, comunque era fuori misura in tutti i sensi questo pallone.
ancora pressing da parte del Formia. Palla per Ciccarelli, ancora fermato, anzi no, calcio di punizione per il Sermoneta. Sermoneta che in trasferta non subiva reti da tre gare, aveva perso le prime tre, poi ha vinto le successive tre, tutte e tre senza subire gol. Ora l'inserimento, Fiorenza anticipa bene, prendendo lo spazio aereo il giocatore avversario. Damora per Foti. Sellitti di prima intenzione, la palla troppo potente da essere fermata. Di nuovo il Sermoneta nei pressi della panchina formiana. Martelli. Imbriaco. Volpe. Un po' compassato qui il Formia. Carfora in posizione di terzino. C'è Damora libero. Sermoneta prova a chiudere gli spazi. Ora Damora rischia un po' di testa. Riesce ad andare su questo pallone. Poi Carfora lo scippa agli avversari. Ancora intervento regolare a giudizio del direttore di gara. Sermoneta che può andare in avanti. Lo scambio. Entra in area il Sermoneta. Ne ha tre addosso però il giocatore della formazione in maglia arancione. Formia che può andare con Sellitti, scambio con Marciano, Sellitti si tiene il pallone, poi Manata qui, Manata e cartellino giallo per un Fioravanti che sta rischiando tantissimo in questo primo quarto d'ora. Aveva vinto il contrasto Sellitti di caparbietà e qui un giallo che somiglia molto molto a un arancione. 15 minuti, l'arbitro non si sente di estrarre altri cartellini, estrae il giallo e Sellitti resta a terra. Qui c'era quantomeno una grandissima chance potenziale, non vogliamo dire chiara occasione da gol, ma chance potenziale sicuramente, con Sellitti e Marciano che hanno scambiato alla grande. Il numero 11 è provato a sfuggire a Fioravanti. Era convinto ad arrivare sul pallone, poi è arrivato l'anticipo e il numero 6 si è trovato parecchio scordinato. Sellitti si rialza, intanto sarà calcio di punizione, zona Foti. Vediamo se apre questo 2016 come ci ha abituato nel 2015. Distanza veramente molto molto interessante, con Pintore che predispone la barriera. Di solito non c'è barriera che tenga se Foti azzecca il giro giusto. Due giocatori a disturbo, anzi uno, perché l'altro è Volpe che sta provando a chiedere la distanza ad un Sermoneta che qualche centimetro lo guadagna. Si prepara Foti, prova a mettere il pallone troppo alto. Qui occasione che non viene concretizzata. Sellitti intanto pronto a rientrare, Formia che resta in 10, non arriva all'ok, viene accordato in questo momento quando c'è il fallo laterale per il Sermoneta. Controllo e pallone profondo per gli ospiti che però non si trovano. Mette il turbo Sellitti che pressa Trapani. Trapani deve rifugiarsi in fallo laterale. Caricato a 1000 Sellitti quest'oggi. Altro velocista in questa rosa del Formia. Ci hanno anticipato, la palla non esce, anzi sì.
alla difesa ancora dalla formazione biancazzurra. Si inserisce Foti che controlla, però viene anticipato, viene letto in anticipo il suo movimento, chiusura di testa di Damora. Cremonita che prova ad affrettare un po' i tempi per cogliere impreparati gli avversari. Cambio di versante per Gasbarra, deve allargare. Pizza controlla con lo sguardo Matteo. Matteo prova ad andare, il numero 8 entra in area, mette questo pallone ed è un erroraccio qui. Ciccarelli si trova dietro alla linea del passaggio, per fortuna del Formia. Qui il numero 9 avrebbe potuto fare sicuramente meglio. Velenoso il suggerimento in mezzo da parte di Matteo. Pizza un po' timido in questo caso. Akraghi di testa riesce a staccare Marciano per Akraghi, l'appoggio che non riesce, poi Pizza a vuoto, ancora Matteo che può involarsi. Matteo, le finte, Pizza arpiona il pallone, poi subisce fallo. Scambio immediato Foti Carfora. Ancora Carfora, lancio per Marciano, qui l'intervento sul pallone. Marciano non è d'accordo, comunque Volpe prende la sfera. Più veloce anche del pallone in questo caso, poi subisce fallo il giocatore del Sermoneta da parte del capitano Formiano. Decisioni dell'arbitro qui non esattamente popolarissime in questi primi 20 minuti. Lascia correre parecchio il signor Giordani di Aprilia. Palla che ora va a fondo mentre il sole inizia a scaldare abbastanza qui gli spalti. Dietro la porta di Fiorenza i tifosi intanto intonano qualche canto. Rinvio tutt'altro che perfetto con il pallone intercettato da Onorato, poi Formia che deve spazzare via il pallone fuori dal campo. E arriva subito la trasfera dalla panchina. Il Fiorenza non ha calcolato bene il rinvio sicuramente. Altro pallone in mezzo, Damora respinge. Deve alzarsi il Formia per rifiatare. Moneta cerca di tenere il pallone ancora nei pressi dell'area avversaria. Conquista una buona rimessa su chiusura di Pizza. Carfora non riesce a tenere giocabile il pallone. Pizza e Carfora, la chiusura regolare e poi il fallo in attacco. 21 minuti e 10 secondi, ci avviciniamo alla metà di questo primo tempo, sempre 1-0 per il Formia sul Sermoneta. Partita che dopo il gol sembrava essersi incendiata, poi si è un po' spenta l'ondata del Formia, mentre l'arbitro va a parlare con Fiorenza per fargli rettificare la posizione della battuta. Fiorenza rettifica. Fiscalissimo qui l'arbitro. Kaki riesce a spizzare di testa, poi martelli in qualche modo all'indietro. Lancio di Trapani. Damora. Pallone per Marciano. L'imbucata per Akraghi. Ne ha due addosso. Akraghi riesce per un attimo a tenere il pallone. Poi tocco di mano chiamato, che però non provoca nessun provvedimento, si continua a giocare. Damora, la palla che è arancione. Sermoneta cambia lato. Pizza su Matteo.
Matteo il gioco di gambe, Carfora a supporto del proprio terzino. Matteo riesce, anzi non riesce, a fuggire via. Cambio di lato di Foti, Sellitti di testa, Trapani lo chiude bene, poi l'appoggio un po' debole, quasi molto approssimative qui. Lancio profondo per lo stop di Altobelli, poi Akragi però in pressing commette fallo in attacco, l'arbitro stoppa tutto. Fallo in attacco qui di irruenza di Akragi. Martelli, tunnel del Sermoneta che però perde ancora palla. Foti aspetta Carfora, si propone Pizza. Carfora serve il numero 2. Pizza punta l'avversario, prova ad andare, l'imbucata è buona per Carfora, mette in mezzo il pallone a Akragi, deve girarsi, tiro che non è nelle migliori condizioni di coordinazione e si vede. Formia comunque guadagna, rimessa laterale per poter mettere sotto pressione ancora gli avversari. 24 minuti e 6 secondi dal fischio d'inizio di questo primo tempo, sempre 1-0. Sfida playoff in piena regola, perché il Sermoneta al momento sarebbe l'ultima delle qualificate per i playoff. Pari punti con l'Arpino, che nelle ultime giornate ha accusato un calo. Ora va a vuoto Marciano, quasi a vuoto anche Fioravanti, che riesce a metterci una pezza. Scivolata di Cardinale, qui il lancio profondo per Matteo. Pizza deve chiudere, Matteo se la porta fuori. Arriva pronta la segnalazione del assistente di Cassino, del direttore di gara. Palla fuori, dunque pericolo sventato, ma qui Matteo sta diventando una vera spina nel fianco sul fronte di Pizza, che sta soffrendo tantissimo. La stoppa Marciano regolarmente, poi Carfora per un nulla si vede sfilare il pallone tra le mani del portiere, perché è appena entrato in area. Sellitti, Carfora può andare, salta di forza Gasbarra, che però lo chiude in qualche modo, poi il Ruento Volpe che riesce a frenarsi. Imbucata, qui il Sermoneta può avere una grande occasione, la chiusura di Marciano regolare, resta a terra il giocatore del Sermoneta, l'arbitro che non fischia. Foti prova a far avanzare l'azione, puntato l'avversario, nulla di fatto, ma ha spazio ora Martelli, si può girare, però è da solo. Chiusura da parte di Damora, che ritorna a recuperare la posizione. Qui Martelli è sempre libero da questa parte. Pizza ora prova a recuperare un po' la posizione. Cambio di lato con Carfora, che però non può mai arrivare su questo pallone. Calcolato male il suggerimento Foti. Fioravanti, continua a impostare dalla difesa il Sermoneta, che ora va con il numero 7 Onorato, poi ancora la palla sulla fascia d'attacco destra. Fioravanti, c'è libero da questa parte Gasbarra. Si inserisce invece Martelli dall'altra parte, cross di prima intenzione, sempre fuori.
sul fondo, troppo lungo, c'era arrivato Martelli. Quasi 28 minuti. Fiorenza all'ennesimo rinvio dal fondo. Formia che deve... Intanto c'è qualche protesta tra il direttore di gara e Martelli, probabilmente. Tutto ok per il direttore di gara, non sono stati presi provvedimenti, dunque si può ripartire con Fiorenza. Palla con lo stacco di Carginale, qui Martelli si prende un giallo che si era chiamato già da un po', potremmo dirlo. 29 minuti, secondo ammonito della gara, tutti del Sermoneta, Fioravanti e Martelli. Martelli particolarmente nervoso. Si può ripartire ora al 29esimo minuto con capitan Vol, anzi Damora, scusate, sul pallone. Lo scambio cerca direttamente Carfora, che taglia bene. Viene cancellato il possesso formiano. Pizza si fa saltare, ma poi guadagna una rimessa. Anzi no, c'è il, la rimessa segnalata per il Formia, ma il fallo fischiato dal direttore di gara su Pizza. Questo passaggio per Pintore. Marciano in pressing, Pintore regala ancora la sfera ad Imbriaco. Scambio con Volpe, ancora Imbriaco. Arfora sbaglia la linea di passaggio, qui era molto pericoloso. Poi il fallo in attacco su Imbriaco, che va a chiudere bene. E ancora proteste. Ancora proteste da parte del Sermoneta con Ciccarelli in versione Pacere. Va a tappare la bocca ai propri compagni. Già l'avevamo vista quella situazione con Martelli. Ora lo scatto di Akraghi, che si porta avanti il pallone, lo riesce a tenere bene. Palla in mezzo e sbaglia il tapin. Porta vuota Marciano. Ancora Sellitti. Attacca l'area, se ne va in mezzo ed è calcio di rigore. Vola Sellitti, fallo apparentemente netto. Nulla da dire, sarà calcio di rigore dopo la grande occasione, monumentale occasione fallita da Marciano, che non è riuscito in un tapin a Pintore battuto. Aveva sbagliato la valutazione della traiettoria il portiere del Sermoneta, e ora Sermoneta che si trova con Marciano sul dischetto, probabilmente. Marciano dunque può prendersi, a distanza di un minuto e mezzo, il gol che non ha fatto precedentemente. Intanto altro cartellino giallo a Capitan De Santis al 31esimo. Grandissima occasione qui per il Formia. Continuano intanto le proteste del Sermoneta. Non ha avuto esitazioni il direttore di gara Giordani di Aprilia qui nell'accordare il calcio di rigore. E intanto c'è un'azione di disturbo sul dischetto con Ciccarelli. Aggiustare il pallone sul dischetto, dunque sarà Marciano contro Pintore.
Arriva il fischio, Marciano parte, battezza l'angolo, sbagliato Pintore ed è 2-0. Marciano spiazza il portiere avversario e segna il 2-0. Formia che mette tra sé e gli avversari due gol e segna al 33esimo minuto. Passato qualche secondo tra proteste e quant'altro, comunque quel che conta ai fini della classifica del campionato che il Formia è in vantaggio 2-0 sul Sermoneta, virtualmente a 31 punti insieme al Sezze, in una giornata della quale ovviamente dobbiamo vedere tutti gli altri risultati. Sermoneta che resterebbe a 25 col serio rischio momentaneamente di uscire dalla zona playoff. Intanto il Sermoneta perde palla, c'è Carfora che si propone, viene preferito il varco centrale, ora fallo da parte di Carginale e dunque le maglie arancioni che possono guadagnare qualche metro e cercare di andare al gol. La fascia, il Sermoneta però perde palla, ora doppio intervento in scivolata, Foti tiene bene il pallone, se ne va alla grande, potrebbe suggerire per Pizza, invece preferisce andare da Marciano, Marciano sbaglia, sarà ancora rimessa laterale per il Formia. Il Foti ancora una volta innamorato del pallone. Un po' di prima intenzione qui, a Craghi se ne può andare, la progressione, su di lui c'è Fioravanti, a Craghi frena, all'indietro la palla per Sellitti, per un attimo ha pensato al tiro probabilmente, Volpe appoggia per l'inserimento di Carginale in posizione regolare, palla in mezzo per Foti, cerca il colpo al volo Marciano. Applausi per il disegno dell'azione e anche per il coraggio qui. Carfora in pressing. Pizza a tenere bene l'avversario, arriva Volpe a sostegno. Chiusura decisa qui del Formia. Battuta di Gasbarra, ancora il numero 3, deve cambiare lato, Foti per un attimo è andato in pressing, poi si è fermato, il Sermoneta allarga ma deve effettuare una linea di passaggio improponibile. Formia che per cui è importantissimo partire bene in questo 2016. Anche perché la prossima gara in casa dell'Enola è un altro scontro diretto. Ora intervento di Damora, falloso, non ci dovrebbero essere provvedimenti. Tutto a posto per il giocatore del Sermoneta che era caduto a terra. Ora Pizza sta decisamente più attento su Matteo, si preferisce andare dall'altra parte per il Sermoneta con il numero 7. Formia che tiene bene il pallone, scambio con Sellitti che però si sta incuneando in una zona dove ci sono tutti gli avversari, si guadagna un fallo ed era il massimo che poteva trarre da questa situazione. 37 minuti di gioco, 2-0 e primo cambio, anzi doppio cambio per il Sermoneta. Entro il 16 per 10, Iannella per Carnellutti, il numero 2 fuori dentro il 13, dunque fuori Trapani e Carnellutti, dentro
Caputi e Iannella. Al 38esimo doppio cambio azzardo qui del Sermoneta, sotto di due cambi già al 38esimo minuto. Akaki, di fisico, poi arriva Foti, alza il pallone, Roni a 2, riesce ad entrare in area, si allunga troppo la sfera qui, non crossa e allora si porta il pallone al fondo. Dunque mister Stefanini opera due cambi cercando di dare subito un'impronta migliore a livello offensivo ai suoi. Ora qui Damora non fa proprio la scelta ottimale, comunque il Formia concede solo la rimessa laterale al Sermoneta. Entrati Iannella e Caputi, con Iannella autore di una rete finora. Matteo prova a guadagnare metri, poi non subisce fallo, la spazza via in qualche modo il Formia, resta a terra probabilmente proprio Matteo. E dunque pausa per dissetarsi per qualche giocatore mentre ci si sincera delle condizioni del giocatore del Sermoneta, che si è rialzato, dunque si può ripartire con la rimessa per il Formia. Palla restituita da Foti a Pintore. Iannella, forse il primo pallone della sua gara. La difesa prova il Sermoneta, palla per Fiorenza che esce, la chiusura buona con la difesa di Carginale. Lancio profondo e altissimo con Akraghi che non ci può arrivare, stacca di testa il Sermoneta, fuori gioco irrilevante dato che si è disinteressato il giocatore ospite della sfera. L'allargata per Carfora, gioco di gambe, Volpe sbaglia il controllo, la palla che sguscia via e ora Matteo può attaccare verso la bandierina, ne ha tre addosso, cade a terra, nulla di fatto, non c'è nulla di fatto, c'è ammonizione per proteste al numero 8, 41esimo minuto, ammonito anche Matteo. Ora la situazione sta sfuggendo di mano al Sermoneta a livello psicologico. Matteo sembra incontenibile, sembra voler continuare nelle proprie proteste. Ancora Ciccarelli, il suo solito ruolo di paciere. Ciccarelli, autore di tre reti finora per il Sermoneta in campionato. L'arbitro indica intanto che la punizione andrà battuta nei pressi della linea di fondo. Firenze arretra giusto di qualche metro. Comunque lancio profondo a Akraghi, perde il contrasto, poi Volpe va bene sul pallone, Sermoneta che se ne esce bene, gioco di gambe di Matteo che poi scende a terra, poi il tocco e il calcio d'angolo. Qui la chiusura su Ciccarelli che già pregustava il tapin. C'è solo calcio d'angolo per il Sermoneta, 42 minuti e 20 secondi giocati finora, 2-0 per il Formia, Akraghi e Marciano su rigore.
Fioravanti in prossimità della lunetta. Il pallone con lo stacco, poi il tiro parecchio debole del Sermoneta. Riparte il Formia, ma c'è il solo Sellitti, la chiusura all'indietro di Caputi, da cui riparte ancora l'azione. Lancio profondo con Martelli che controlla bene la sfera, la tiene in campo, punta l'avversario, mette in mezzo il pallone Ciccarelli, l'appoggio, poi Fiorenza in qualche modo smanaccia col brivido. Qui l'occasione interessante per il Sermoneta, che dunque non si dà ancora per vinto, c'è ancora più di un tempo a disposizione. Parte Fioravanti, stacco del Formia, Carfora prova ad attivare il turbo, il suggerimento è inutile però per il Sermoneta, che dunque la palla la perde comunque, ma può riposizionarsi. 43 minuti e 50 secondi, tra poco la segnalazione del recupero che dovrebbe essere stato già segnalato 2 minuti, se non vedo male. Akaki, poi il pallone a terra, fasi concitate, si fa proseguire ancora. Tiro con Fiorenza che osserva il pallone andare fuori e c'è calcio d'angolo. Calcio d'angolo, anzi 30 secondi alla segnalazione del recupero. Il buon Cogliandro pronto a segnalare i 2 minuti di recupero che ci saranno a separarci dall'intervallo. Martelli reclama un intervento falloso, poi Foti spazza via. Carfora potrebbe arrivare su questo pallone, ci riesce, viene chiuso da Caputi. Senza fallo, dunque Sermoneta che ha un'altra chance, 45 e 10 secondi. Dunque 2 minuti in questo momento, Martelli in fuori gioco. Ancora una volta oltre la linea dei difensori formiani il Sermoneta. Damora, più profondo che può, Akraghi a disturbare senza intervenire, poi Sellitti. Caputi allarga per Martelli. Martelli perde palla contro 2 giocatori, poi la riconquista, un po' molle il Formia qui. Onorato, si deve girare, il numero 7 va, la finta 2 volte funziona, la terza no. Marginale. Caputi. 46 minuti e 15 secondi, il retropassaggio con Akraghi, che non riesce ad arrivare sulla sfera, il Formia però è arrembante, pallone regolare, qui Pizza si dimentica di Matteo, numero 8 può attaccare, può andare al tiro e sbaglia clamorosamente la palla del 2-1 a 30 secondi dalla fine di questo primo tempo. Qui dimenticanza di Pizza che avrebbe potuto essere letale, avrebbe dovuto rimettere in corsa il Sermoneta. Matteo ha fatto tutto bene, meno che il piazzato finale. Mancano ora 5 secondi, l'arbitro è prossimo a fischiare 2 volte per mandare tutti negli spogliatoi sul punteggio di 2-0 per il Formia. Akraghi non arriva sul pallone, lo stacco di Volpe che non c'è perché finisce qui, Formia 2, Sermoneta 0, il primo tempo. A Akraghi al 9 minuto, poi Marciano al 33esimo su calcio di rigore. Noi ci risentiamo per il secondo tempo.
E si riparte con il punteggio di 2-0 per il Formia sul Sermoneta, un Sermoneta aggravato da 4 ammonizioni e con già 2 cambi effettuati al 38esimo del primo tempo. Dunque situazione parecchio complicata per gli ospiti che sono chiamati all'operazione rimonta in un match sicuramente complicato, messosi in discesa per il Formia con le reti di Akraghi al nono e il rigore di Marciano al 33esimo su spunto di Sellitti. Poi primo tempo in cui il Sermoneta è stato anche spesso e volentieri nervosetto, con parecchie proteste, parecchie decisioni dell'arbitro che da una parte e dall'altra non sono state proprio benissimo accolte. Comunque ora la battuta rapida di Foti, che però spara una cannonata imprendibile, e dunque un minuto se n'è andato in questa ripresa con il rinvio dal fondo di Pintore che non è riuscito a intuire il calcio di rigore di Marciano, spiazzato, ha battezzato l'angolo alla propria destra, invece Marciano ha fatto lo stesso battezzando il proprio angolo destro, che è il sinistro del portiere. La palla recuperata dal Formia, lo spunto di Akraghi che si presenta davanti a Pintore, ha dovuto affrettare la conclusione perché c'era la chiusura del difensore. Qui Akraghi ha fatto sicuramente la scelta migliore in quella situazione, non c'era nessuno a supporto. Ora Caputi, e Akraghi si rialza anche zoppicante. Dunque subito un'occasione d'oro per il Formia per andare al tris. Ora lancio profondo con il Sermoneta che va a vuoto. Fiorenza spizza la palla, per fortuna non viene raccolta da nessuno, ora tenuta in gioco da Iannella. Formia che inizia a far scaldare qualche giocatore. Sermoneta qui, Caparbio, se ne va Ciccarelli, prende un colpo volpe che resta a terra e subisce fallo. L'arbitro ravvisa l'irregolarità e ferma tutto. 48esimo minuto che sta per scoccare. Foti per Imbriaco. Carfora si fa saltare dal pallone, poi si autoinnesca, si invola nei pressi della bandierina, poi frena, punta l'avversario all'indietro per Volpe che frana a terra da solo. Allora il Sermoneta può contrattaccare. Martelli allarga per Onorato, chiusura di Carginale, Onorato lo salta, poi la palla con Fiorenza che evita il calcio d'angolo. Carginale era stato saltato, è arrivata la chiusura a supporto di un compagno per il Formia, che ora si proietta in avanti. Fiorenza la manda a nessuno. La sbarra di piedi. Pintore controlla. Fioravanti, uno dei 4 ammoniti, gli altri sono Matteo, De Santis e Martelli. Chiusura di Carfora. Battuta rapida del Sermoneta che guadagna qualche metro e avrà a disposizione un altro fallo laterale. Controllo la parte di Matteo che spazza via il pallone di rabbia per questa palla persa. Quasi 50 minuti giocati, sempre 2-0. Continuano le operazioni di stretching per i giocatori del Formia. Ora a terra Akraghi.
Era calcio di punizione nei pressi della cerchio di centrocampo. Imbriaco fa respirare l'azione con Carginale. Di prima intenzione per Sellitti, atterrato regolarmente a giudizio dell'arbitro. Akraki non prende il pallone. Foti però innesca il numero 9. Ci sono due giocatori del Sermoneta a chiudere per appoggiare a Pintore. Sellitti un po' arretrato e allora ha spazio il Sermoneta per andare in avanti. Chiusura da parte del Formia con Martelli, è l'ultimo a toccare. Pallone che arriva ancora una volta alla macchina. Carginale, battuta lungo linea, ma arriva il Sermoneta, poi Foti la tocca. Sellitti alla che non arriva da Krachi in qualche modo. Gasbarra subisce fallo. Formia pressa con Carfora che intercetta il pallone e poi ripiegare. Ancora rimessa laterale. Vento che aumenta qui a Maranola questo secondo tempo. Suggerimento per Damora. Si prova a innescare Sellitti che potrebbe arrivare su questo pallone. Ci arriva, salta Gasbarra. Deve saltare anche il secondo avversario, mette in mezzo il pallone, ritorna Alto Belli, ma è calcio d'angolo e applausi per Sellitti. Ancora una volta questo giocatore ha scatenato tutta la sua velocità e tutte le sue qualità nel dribbling, pur non riuscendo a mettere il pallone in mezzo. Ha fatto guadagnare metri al Formia con Foti che è pronto a battere questo corner. Un uomo sul primo palo, palla che va direttamente sul fondo. Foti non sembra essere propriamente in giornata. Ora probabilmente scaramucce tra Krachi e un altro giocatore. L'arbitro li richiama entrambi. Non sembra intenzionato comunque a estrarre cartellini. Vediamo che cosa deciderà il 5 tra i due giocatori e poi tutto ok. Ancora Ciccarelli questa volta. Primo tempo da Pacere, stavolta si è trovato lui direttamente in prima persona nella mischia. Pintore, tocco morbido. Sbagliatissimo il controllo del Formia che con Akraki non va ad approfittarne. Il numero 9 si porta a fondo campo il pallone. E qui il Sermoneta se la cava in qualche modo. Tutto è stato meno che un freddo disimpegno questo. Sermoneta che nella prossima gara la giocherà in casa contro l'Ausonia, altra gara importantissima perché l'Ausonia è lì alle soglie della zona playoff. Cardinale chiuso, Marciano, Cardinale di prima intenzione a trovare Carfora che incespica sul pallone, poi difeso bene dal Sermoneta. Volpi non riesce a intercettarlo. Martelli all'indietro, ancora Caputi, tiro avanti che porta palla, lancia profondo Martelli di petto, il tiro fintato da Ciccarelli, entra in area il numero 7 del Sermoneta che mette in mezzo il pallone, spiazza anche i suoi compagni per fortuna del Formia, qui onorato, una cannonata in mezzo, c'erano praticamente 4 giocatori del Formia su di lui, in ripiegamento quasi disperato, era stato lasciato
decisamente solo. Ancora la girata in avanti del Sermoneta, che però deve faticare tantissimo per entrare in area. Perde ancora il pallone Arfora, scambia con Marciano, c'è Sellitti da quella parte, Marciano va da solo a Craghi, se ne va da solo anche questa volta. Soluzione col senno di poi sbagliata, ritorna il numero 9 in posizione. E anche per questo 2016 coro per Andrea Scipione dalla curva, che parte quando siamo al undicesimo minuto della ripresa, al 56esimo, sempre 2-0. Allora ancora pericoloso per il Sermoneta con Caputi, si deve girare, c'è Marciano che gli fa fare il giro largo, poi intercetta il pallone il Formia, che può proiettarsi in avanti con Pizza, sbaglia l'appoggio il numero 2, ha provato l'incursione quasi personale, si è trovato un muro davanti, era praticamente impossibile andare oltre. Martelli chiuso regolarmente con Carfora, che allarga per Marciano il triangolo sbagliato qui. Resta alto a Crachi. Sermoneta che deve ripartire ancora dalla propria area. 12 minuti di questa ripresa, ora quasi sbagliato il controllo. Marciano in pressing. Cannonata per Fioravanti, spizza Carfora, poi Pizza sbaglia l'appoggio, anzi fa l'appoggio al Sermoneta praticamente, che ora ha una grandissima occasione, chiusura provvidenziale per riparare una situazione che si era fatta quasi disperata qui. Sermoneta ancora una volta pericolosissimo, ad un passo dal 2-1. Imbriaco preferisce tenere il pallone e ragionare qui. Cardinale non scatta, Damora prova il suggerimento, poi chiude fallosamente il numero 6 su Ciccarelli. Caputi per Martelli, appoggio per il numero 13. Sermoneta non riesce a fare azioni particolarmente tranquille. Qui Fiorenza aspetta docile docile il pallone. Rilancio lunghissimo. Palla per Carfora. Anzi, per Pizza, scusate. Ancora il Formia. Imbriaco, Foti. Imbriaco, poi Damora. Sellitti non scatta. Riceve il pallone, poi se lo ritrova tra i piedi. Riesce a intercettarlo bene. Qui il Sermoneta nello spazio stretto. Poi l'appoggio di Altobelli, sbagliato. Manda in fallo laterale. Si aspetta ora il pallone, intanto primo cambio pronto per il Formia. Siamo al 15esimo, praticamente al 60esimo, dunque mezz'ora per il giocatore che sta per entrare. Vedremo chi è, intanto Damora difende bene il pallone, appoggia per Fiorenza che non evita il calcio... Il fallo laterale, scusate, evita il calcio d'angolo, ma non può far altro che concedere il fallo laterale. Onorato va su Martelli, Martelli chiuso in calcio d'angolo. Sarà corner.
e continuano il riscaldamento del giocatore formiano che sta per entrare. Si aspetterà anche questo calcio d'angolo probabilmente. Fioravanti. Fioravanti il pallone in mezzo, la mezza girata innocua tra le braccia di Fiorenza. Ancora un rinvio di piede da parte del portiere Marciano in disturbo. Fermone da profondo, Cardinale arpiona il pallone. C'è Foti. Volpe. Ora cercano i tocchi di prima i giocatori del Formia. Di prima intenzione Marciano. Qui buona l'idea per Akraki, anche se non era esattamente solissimo il numero 9. Fioravanti. Carfora in disturbo, guadagna la rimessa laterale. Pizza. La sua rimessa è intercettata, ma Foti poi si guadagna un calcio di punizione di mestiere. Alessio Foti. Buona la difesa del pallone in questo caso, poi cannonata per Sellitti. Intercetta Marciano. Scippa il pallone agli avversari, però è solo. Deve appoggiare per Foti, tocco involontario, no look per Sellitti. Che entra in area, palla al piede, scarica fuori per Foti. Ancora Foti. Si invola, mette in mezzo il cross, c'è il quasi autogol da parte di Fioravanti che sfiora l'automarcatura ma concede solo il calcio d'angolo. Qui buono il cross di Foti al 17esimo minuto, dunque al 62esimo. Occasione con il Sermoneta che rischia di far rozzimare da solo ma resta sotto di 2-0. Foti, la palla in mezzo, in due tempi, la tiene Pintore. Dalla palla sulla corsa a Matteo e c'è il cartellino giallo. Primo cartellino giallo per il Formia in questa gara. Se lo prende Marciano, Antonio Marciano al 63esimo. Ora il vento sposta anche il pallone. Si incubiscono le ombre qui sulle montagne a fianco al campo di Maranola. Scippato il pallone da parte del Formia e poi c'è fallo con parecchi secondi di ritardo. Comunque calcio di punizione per il Sermoneta. Braga sbarra, retropassaggio per Pintore. Rischia tantissimo ora il Sermoneta. Anche il vento che non è esattamente dalla sua parte. Caputi tiene il pallone. La sfera arriva a Marciano, la controlla, poi la scarica su Akraki. Carfora, si invola. Il numero 7 ne ha 3. Si deve girare. Riesce a servire Pizza. Carfora, scambio con ancora Pizza che potrebbe andare sul pallone. Palla che scivola via. Il sole sparisce totalmente all'improvviso qui. Quasi 20 minuti di gioco, dunque 25 più recupero alla fine di questa gara che Formia sta conducendo per 2-0 senza grossissimi pericoli se escludiamo un paio di episodi.
De Santis all'indietro, ancora il retropassaggio per Pintore. Sermoneta che si sta un po' impaurendo probabilmente. Intanto resta a terra Marciano alla buttata fuori. Marciano resta a terra. Vediamo che è successo. Viene richiesto l'intervento dei sanitari. Formia che non ha ancora fatto cambi, nonostante il ci sia un giocatore nei pressi della zona di centrocampo già da circa 5 minuti. Soccorsi a Marciano mentre Rosolino catechizza Volpe. L'arbitro invece parla con un giocatore del Sermoneta. Il tempo intanto scorre. Tre quarti di gara andati via. Acraghi e Marciano con il loro ottavo e secondo gol in campionato con il Formia. Decidono al momento della gara, ancora Foti a restituire il pallone e si può ripartire. Marciano prontamente in campo, rientrato. Vediamo se riuscirà a proseguire. Prova a corricchiare. Palla per Iannella, poi a terra Martelli. Battuto da Carginale fallosamente, l'arbitro decide per il calcio di punizione. Caputi, pallone in mezzo con Imbriaco a difendere, arriva a Damora, la sfera, Craghi ha battuto e qui il fallo è decisamente più netto. E intanto c'è il primo cambio per il Formia al 22esimo, dunque dentro, anzi fuori dovrebbe essere Pizza, avevamo intravisto il numero 2. Fuori Marciano con il numero 10 e dentro con il numero 14 Giuseppe Gagliardi. Dunque dentro Gagliardi quando siamo al 68esimo minuto. Formia che si gioca la prima carta dalla panchina, Gagliardi. Si torna in campo a giocare. Foti voleva un movimento che non c'è stato da parte di Sellitti, chiamava lo scatto da parte del numero 11, il numero 11 che invece è rimasto nella propria posizione. Dunque resta Akraki, riferimento unico offensivo per questo Formia. Altobelli per Martelli, stacco di Sellitti, arriva col gomito alto qui Martelli. Intervento col gomito abbastanza alto del numero 11 che era già ammonito. Arbitro non vede. Pizza chiude bene, poi c'è il fallo. Fallo di Matteo, anche lui è già ammonito. Pizza resta a terra. Pizza resta a terra e l'arbitro vediamo cosa fa. Qui Pizza era stato bravo a prendere la posizione
su Matteo. Arbitro che non sembra comunque intenzionato a prendere il provvedimento del secondo cartellino giallo, o forse sì. Mano in tasca, ma non esce niente, dunque solo calcio di punizione. 20 minuti più recupero, alla fine siamo al 70° minuto. Formia regge col doppio vantaggio. È pronto un altro cambio per i padroni di casa. Akraki scavalcato dal pallone. Vintore. Ancora Altobelli a costruire una azione, ma il Sermoneta deve velocizzarsi se vuole rientrare in gara prima che sia troppo tardi. Ora si avventa sul pallone Volpe. C'è liberissimo Gagliardi, che può mettere in mezzo il pallone. Indeciso un po' sul da farsi qui Gagliardi, che ritorna su Martelli fallosamente. Qui grandissima occasione, pallone non perfetto, c'è da dire, un po' largo comunque. Ottima occasione ora Gagliardi, tocca bene il pallone, subisce lui il fallo stavolta da parte di De Santis. Fa respirare i suoi, sventando un'altra minaccia del Sermoneta. Ed eccolo qui il secondo cambio. Stavolta sì, esce Pizza con il numero 2. Dentro il numero 18, Giuseppe Scariati. Al 72° minuto. Pareggiato il conto sostituzioni, dunque. Damora profonda la sua battuta, non trova però nessuno, c'è solo Fioravanti. Numero 6. Faccio profondo con Imbriaco che chiude bene, tiene il pallone giocabile in possesso del Formia, poi Carfora sbaglia. Sermoneta 1 contro 2, palla in mezzo, calcio d'angolo. Mister Stefanini che non ha ancora optato per il terzo cambio, anche se forse è ora, dato che un giocatore si è alzato dalla panchina e si sta scaldando. Anche se scaldarsi non è proprio il verbo adatto a questo secondo tempo in cui il sole sembra aver detto arrivederci. Serie di marcature in area, va a vuoto Fiorenza, comunque la palla finisce in fallo laterale ed è del Sermoneta, dunque c'era stato un tocco da parte del portiere. Conquista bene il pallone in Formia. Sellitti. C'è Damora. Sellitti preferisce andare da solo e forse fa la scelta migliore. Volpe in casa l'attacco del giocatore avversario e poi prova a far ripartire il Formia. Palla che va in tribuna. E poi c'è Carginale pronto a servire Gagliardi. Il numero 3 poi commette fallo, anzi no, c'è il cartellino giallo per Caputi. Dice l'arbitro, è il terzo, che fai? Dunque cartellino giallo anche per Caputi, che fa aumentare la quantità di ammoniti del Sermoneta al 30° minuto praticamente. Un po' di troppo alto il pallone per Sellitti, stacca bene Carginale. Akraki, fuori coordinazione in questo caso. La palla vagante non viene ancora messa a terra. Caputi,
Lancio profondo con Carginale che si rifugia la Tamara. Gagliardi prova bene Sellitti, il numero 11 prova ad andare, chiuso regolarmente in fallo laterale. Il Formia però non molla il possesso. Carginale di petto Gagliardi, poi Sellitti, la giocata regolare, non era uscita, non ci sono state segnalazioni da parte del guardalinee. Poi Ciccarelli perde palla contro tre uomini, Volpe cerca Akraki, trova solo Pintore. Lancio profondo di Fioravanti, in chiusura Imbriaco, non tiene l'avversario, arriva il supporto decisivo, poi Carfora, Foti, Imbriaco preso in controtempo, Scariati qui sicuramente non l'ha gestita bene il Formia, avrebbe dovuto fare molto molto di meglio. Sermoneta però non riesce a sfondare il muro biancazzurro nei pressi dell'area avversaria. Formia che sta arretrando pericolosamente quando siamo a praticamente 13 più recupero alla fine della gara, dunque 77 minuti di gioco tra poco. Fiorenza lancia nel vuoto, Formia che sta un po' smettendo di giocare. Sermoneta prova ad approfittarne con l'incursione, Volpe accompagna all'uscita l'avversario. Carfora lungo linea, il suggerimento con Akraki che si guadagna un fallo. Continuano le proteste del Sermoneta davanti alla propria panchina, davanti al proprio mister. Akraki qui si è guadagnato un fallo importantissimo. Imbriaco invitato a velocizzare dall'arbitro. Volpe, poi se ne va Carfora cadendo, riesce a servire a Krachi, ancora calcio di punizione. Trentatreesimo della ripresa. Calcio profondo con Sellitti a Krachi, palla che però arriva da Pintore. Tiro avanti per Martelli, la palla non resta dentro. Stacco di Caputi, Volpe la rimanda in avanti, Sellitti in pressing, l'appoggio freddo di Iannella, bravo qui a non farsi pressare mentalmente da Sellitti. Caputi, Damora spazza via, forse avrebbe potuto gestirlo diversamente, comunque sono altri secondi che se ne vanno perché c'è anche un cambio. Fuori 5, dentro 15 per il Sermoneta che si gioca l'ultima carta. La carta si chiama Gesmundo, con il numero 15, Gesmundo, esce il numero 5, Altobelli, al 79esimo minuto. Cambi esauriti per gli ospiti. Gesmundo, autore finora di due reti in campionato. Akraki deve far avanzare i suoi. Si propone Sellitti, ma incomprensione. Akraki dice calma, ci penso io. Poi ritrova Sellitti. C'è Gagliardi, Sellitti salta un avversario.
Suggerisce per Foti che tira. Tiro di prima intenzione, parata di Pintore. Imbriaco all'indietro per Fiorenza. Damora. Sellitti per un attimo era stato abbastanza libero, ora Akraki fermato irregolarmente da Fioravanti, che anche qui qualche rischio se l'è preso, già ammonito. Ammonito al 15° minuto del primo tempo. E ultimo cambio anche per il Formia, segnalato ora dal guardaline. Esce Carfora con il numero 7. Applausi per il pendolino del Formia. Bravo Sandro! L'arbitro non si è accorto del cambio. Era stato segnalato dal guardaline e l'arbitro non l'ha fatto fare. E dunque si batterà in assenza del terzo cambio. A Kraghi in qualche modo la palla è ancora giocabile con Sellitti che non se ne va. Intercetta bene Carginale. Ancora palla per il Formia. Se ne va con Sellitti. Non lo tiene il numero 4. Trattenuta e ammonito De Santis, che era già ammonito. Cartellino rosso. Cartellino rosso per De Santis e Sermoneta, che termina in 10 all'81° minuto. Secondo giallo ed espulsione. Qui De Santis non aveva tenuto Sellitti. L'arbitro non ha fatto proseguire l'azione nonostante Sellitti fosse in possesso. Ha ritenuto che il fallo fosse tale da fermare tutto. Ora però dovrebbe andare in atto il terzo cambio, con Carfora che si avvia verso la propria porta. Vediamo se l'arbitro lo accorda. Intanto esce De Santis dal campo. Sermoneta che dovrà reggere in 10 e sotto i due gol in questi ultimi 7 minuti e mezzo più recupero. La posizione di battuta di Foti non è delle migliori. Vediamo se ci prova. Ci prova lo stesso ed è pallo. Poi la palla che entra, ma il gioco era fermo. Pallo di Foti da posizione molto, molto complicata. E ora viene effettuato il cambio. Ora viene accordato il cambio. Seconda bordata di applausi per Carfora. E entra con il numero 13 La Vecchia. Per lui una delle prime gare stagionali dopo le uscite in amichevole che ne hanno testato la condizione. Ora cambi effettuati per tutte le, per entrambe le formazioni. Sermoneta in 10. Deve resistere, cercare la forza di proporsi in avanti. Ora perde il pallone. Akraki. Fallo di Scariati qui. Caputi. Ciccarelli stoppa bene il pallone, tenuto regolarmente, anzi no, c'è fallo. Fallo dal limite per un calcio di punizione che il Sermoneta deve cercare di sfruttare al meglio. In situazioni del genere, sotto i 2-5 dalla fine e in 10 uomini, i calci da fermo potrebbero essere una delle poche frecce all'arco della formazione, appunto, che in inferiorità numerica. F-
Fioravanti e Ciccarelli nei pressi del pallone. Dovrebbe essere Ciccarelli a battere questo calcio di punizione. Due giocatori a disturbo della barriera, cannonata alta. E dunque il Sermoneta sciupa all'85esimo la chance da fermo di andare a ridurre il gap. Gol che avrebbe sicuramente incendiato questo finale di gara. Rinvio di Fiorenza. Chiusura di Cardinale. Tiene il pallone in campo Onorato, secondo lui. Non è dello stesso avviso il guardaline. Onorato chiamava anche fallo. Non sono stati dello stesso avviso i direttori di gara. Ora fallo qui di Gagliardi. Stacco di Foti. Poi Volpe, troppo forte il suggerimento per Sellitti. Capitan Volpe ha disputato comunque un'ottima partita per quanto riguarda il fatto che è rientrato comunque da poco dall'infortunio. Damora rischia tanto. Si guadagna il fallo, ma rischia. Stavolta ne esce vincente all'87esimo minuto, sempre 2-0. 3 minuti più recupero. Damora per Cardinale. Akraghi tiene il pallone, poi fallo di mano qui. Fallo di mano di Iannella. Non era ammonito, comunque viene solo accordato. Calcio di punizione. Foti. Sellitti si propone in mezzo. Foti arriva nei pressi della bandierina, la tiene, poi sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Reazione parecchio nervosa da parte di Ciccarelli. Non viene preso nessun provvedimento da parte del direttore di gara. Foti, quasi all'88esimo, batte questo calcio d'angolo. Ancora nel vuoto questa battuta. Diciamo che Foti, se si esclude il palo su punizione, non ha fatto molto in relazione a quello che di solito fa. Sermoneta che supera la metà campo con il proprio numero 8 Matteo. Cerca di andare avanti ma perde palla. Controprogressione. Matteo ritorna fallosamente, anzi no. Non c'è nulla. Caputi sbaglia l'appoggio. Sellitti, se si gira dall'altra parte, ha due compagni, va da solo. Anche qui sbaglia. Poi Formia che recupera ancora la sfera. La messa fuori. 44 minuti e 10 secondi, 2-0 Formia. Palla che non viene restituita in un primo momento, poi il Sermoneta la ridà al Formia. Sermoneta che ora nervoso anche con se stesso. Ora il suggerimento per Akraghi, qui troppo fuori misura. Ha mancato il colpo del definitivo KO il Formia in questo secondo tempo. Non ha fatto troppo.
Semoneta che va quando iniziano 5 minuti di recupero in questo istante, 5 minuti segnalati e dunque si giocherà fino al 50esimo della ripresa. Semoneta in possesso nei pressi dell'area del Formia, la palla che non esce, era accoccolata la bandierina praticamente, ora va in fallo laterale. Di petto Gesmundo tiene la sfera giocabile. Martelli, palla ancora per il numero 11 Martelli, che gira in qualche modo, forse stava solo cercando il pallone. Comunque Fiorenza per Cardinale, suggerimento vicino. Foti, Damora fuori per Gagliardi, c'è Sellitti, poi Akraghi che ormai è in fuori gioco. Sellitti avrebbe potuto sicuramente servirlo meglio. Ancora un rinvio sbagliato con Volpe che intercetta. Foti, il fuorigioco di Sellitti non sembrava proprio esserci, comunque fuorigioco e dunque Sermoneta che riconquista il pallone. Secondi che se ne stanno andando, sembra che il sipario possa già calare. Palla ancora persa da parte del Sermoneta. Kraghi serve in posizione regolare, il 2 contro 1 e il tap-in per il 3-0. 3-0 per il Formia che finalmente la chiude. Sellitti, rete di Sellitti che ancora non aveva segnato in questo campionato, al 48esimo. 93esimo Sellitti, un Sellitti veramente con il turbo oggi. Gol meritatissimo a coronamento di una prestazione maiuscola ed è 3-0. Partita che ora è veramente chiusa. Pintore non poteva farci nulla. Tapin facile facile. 2 contro 1. Sermoneta che ora aspetta solo questi 2 minuti e 15 secondi per tornare negli spogliatoi e pensare alla prossima gara interna contro l'Ausonia. Il Formia invece andrà all'Enola il prossimo weekend, ci andrà da capolista. Grande ora la giocata di Sellitti da terra. Akraghi può appoggiare in maniera non perfetta, qui sciupa la chance del 4-0 il Formia. Caputi, il Rosolino dunque ha un bel regalo di compleanno, ha fatto gli anni proprio alla vigilia della partita, i suoi gli hanno regalato questo 3-0. Fiorenza per Imbriaco, il tocco di mano involontario, poi il fallo in ritardo e c'è il cartellino rosso diretto per Ciccarelli. Rosso diretto per Ciccarelli al 94esimo. Sermoneta che termina in 9. Rosso diretto. Non era ammonito Ciccarelli, è arrivato in ritardo qui su Imbriaco e dunque precede di circa 30 secondi i compagni negli spogliatoi. Ragionevolmente dovrebbe esserci appena il tempo di battere il calcio di punizione, si potrebbe anche far recuperare qualche secondo, ma sul 3-0 non dovrebbe essere molto rilevante. Rinvio di Foti e Formia ci prova ancora con Pintore che prende
questo pallone. L'arbitro guarda il cronometro, 45esimo che scocca in questo momento, fallo di Akraki. Arriva il triplice fischio, il Formia vola a 31 punti, aggancia il Sezze, opera l'operazione aggancio ed è prima, per la prima volta in questi due anni di promozione. Ora tutto sta a mantenere la posizione, mantenere questo trend in un 2016 che si aspetta sicuramente ricco di soddisfazioni nelle attese dei tifosi. A me non resta che ricordare il punteggio: Formia batte Sermoneta 3-0, Akraki al nono, rigore di Marciano al 33esimo e Sellitti al 93esimo, e dare la linea alle interviste del post match. Direttore Miele, una vittoria per iniziare al meglio questo 2016, poi in termini di classifica era importantissimo vincerla. Abbiamo iniziato bene il 2016, ma soprattutto oggi c'è stata la consacrazione di quello che è il Formia Calcio, una squadra strepitosa, una squadra che oggi ha dimostrato di aver ottenuto una vittoria importante attraverso il gioco, e quindi questo non fa che onore a tutti noi che siamo riusciti a costruire questa squadra importante che finalmente sta dimostrando tutto il suo valore. Gioco che si è costruito anche durante le vacanze natalizie, dove il Formia ha tutt'altro che riposato: amichevole con l'Aversa Normanna, amichevole con l'Arezzo, amichevoli sicuramente di prestigio in un'ottica di continua crescita sia al di fuori che dentro al campo. Ma questi amichevoli sono importanti perché attraverso queste gare si cresce tutti, si cresce mentalmente e soprattutto il ritmo delle gare è un ritmo intenso e quindi è molto allenante per noi e soprattutto per dare soddisfazione a questi ragazzi che attraverso questi incontri riescono ad avere ancora di più la consapevolezza della loro forza e di quello che effettivamente valiamo, perché il Formia è una grande squadra. Oggi lo ha dimostrato, io ho iniziato veramente a credere in questa squadra dopo il pareggio di Suio, perché è una squadra che ha assunto una mentalità giusta e oggi lo ha dimostrato anche attraverso il gioco. Un atteggiamento che ha visto il Formia saper soffrire, anche saper sopperire alle assenze per squalifica e riuscire a tornare in campo dopo alcuni infortuni, vedi La Vecchia, vedi Volpe, in maniera comunque importante. Abbiamo una rosa molto importante. Io oggi ero molto preoccupato per l'assenza di Villacaro, invece abbiamo appreso con molta soddisfazione che veramente siamo un gruppo forte, perché siamo tutti per uno, uno per tutti. Mister Rosolino, innanzitutto buon anno, auguri di compleanno fatti, e quale miglior regalo che una vittoria del genere in casa? Ma diciamo che il regalo ce lo siamo fatti tutti, è un regalo molto apprezzato, un regalo voluto, un regalo fatto di sacrifici. Da un po' di tempo cercavamo questa continuità, l'abbiamo trovata, e poi la nostra forza è quella che dice "United for the win", cioè uniti per vincere. E l'unità si è vista anche, lo diceva anche il direttore Miele, con la capacità di sopperire agli infortuni e ritornare dagli infortuni e sopperire alle assenze. Ma certo, è sempre frutto di un lavoro che si fa sul campo, perché noi lavoriamo con la stessa intensità con tutti i 22-23 giocatori della rosa, ognuno di loro sa quello che deve fare e quindi si applicano, e poi questo gruppo non c'è, appunto, c'è una giusta, una sana competizione tra di loro, per cui sanno benissimo che se io faccio delle scelte sicuramente sono fatte e pontenate dai loro allenamenti, da scelte tattiche dovute all'avversario, da tante cose. Quindi solo così, percorrendo questa strada,
di tranquillità, di serenità, riusciremo, speriamo. Adesso un po' lo scenario è cambiato, prima eravamo inseguitrici, adesso siamo lepri insieme al Sezze, e se non si cresce sotto il profilo della personalità, ormai prima volevano giocare tutti contro il Formia, perché il Formia era Formia, oltre adesso a giocare contro il Formia devono confrontarsi con la capolista, quindi gli avversari saranno ancora più agguerriti e noi lo saremo ancora di più. A partire dalla prossima gara contro il Lenola, altra gara importantissima per la zona playoff o promozione diretta, è sicuramente altro risultato utile da andare a quantomeno a provare a fare. No, noi giochiamo sempre con la stessa mentalità, la caratteristica di questo girone, di questo campionato, che fortunatamente ci sono 5-6 squadre che se la giocano, e sempre, noi dobbiamo stare sempre sul pezzo, dobbiamo stare a 2000, e diciamo che questo fino a un certo punto è compito mio, dell'allenatore, stimolarli, cercare di lavorare sul campo, però adesso anche loro un pezzettino, ogni calciatore deve prendersi un pezzettino di responsabilità, mettersi sulle sue spalle, e se loro lo faranno questo con il mio aiuto e con l'aiuto di una società a dir poco perfetta sotto tutti i punti di vista, poc'anzi la sentivo nell'intervista, le amichevoli dell'Arezzo con la Versa Normanna, diciamo i ritiri, l'organizzazione qui al campo, non è che si inventano da un giorno all'altro, è frutto di una programmazione voluta dalla società, realizzata da un grande direttore, non ho niente da fargli complimenti, sono i risultati, diciamo, non sportivi, anche, a parte quelli sportivi, anche quelli dell'organizzazione. Noi stiamo crescendo e speriamo che questi sacrifici, al di là del risultato sportivo, possano portare una continuità in questa bellissima città e questi meravigliosi tifosi. Ultima domanda, logica conseguenza di tutto questo è anche l'approdo ai quarti di Coppa Italia, è occasione per chi magari gioca di meno di dare comunque, come dice lei, il suo contributo e mettere il suo piccolo mattoncino, e alla luce di questo inizio di 2016 che gli obiettivi sono massimi da entrambi i fronti. Ma sì, noi ci stiamo provando, il concetto della Coppa Italia è un concetto chiaro, inequivocabile, noi come priorità forse abbiamo la Coppa Italia, per un semplice motivo, per quello che le ho detto prima, il campionato c'è sempre il tempo per recuperare, sappiamo che ci sono 5-6 squadre insomma che possono tra di loro confrontarsi, perdere qualche punto, quindi c'è la possibilità di fra virgolette gestire, mentre lì ormai siamo ai quarti, due partite si arriva in finale, quattro partite, diciamo due scontri si arriva in finale, e si sa che se si arriva in finale si è già in categoria superiore, quindi io in questo momento dico la mia priorità, forse anche con un pizzico di malizia, è la Coppa Italia sicuramente. Mister, non so, vuole aggiungere qualcos'altro? Sì, sì, voglio aggiungere una cosa, volevo veramente, già li ho fatti in precedenza, adesso veramente auguro questa emittente televisiva che c'è molto vicino, Telegolfo, veramente un anno di prosperità, perché noi vi seguiamo in Campania, io sono campano, si vede benissimo, e sinceramente attraverso i miei amici hanno scoperto questa televisione, e spero veramente che voi possiate arrivare primi, diciamo così, come noi, nell'ascolto almeno del Sud Pontino e dell'Alta Campania, va bene? Tanti auguri alla redazione. Veramente. E noi ovviamente speriamo di arrivare primi insieme a sto punto. Sì, sicuramente sì, ma voi ci riuscirete, che siete bravi. Arrivederci, buona serata.